comunità in Arezzano ci sono tutte, è il contesto che non è sufficiente, che è insoddisfacente. Cittadini massicani. Ma oggi ci sono di fronte a una realtà, da qui a X anni, diciamo, abbiamo una stima, forse lo dirà l'arcigionale, molto più bassa. Quindi stiamo, allora, l'idea qual è? Finalmente i cittadini avranno quello che hanno sempre. Io non vi voglio solo far vedere qual è lo stato dell'arte. Oggi presentare il progetto. Se rimane di chiudere il pacchetto documentale e trasferirlo a chi poi procederà all'inizio di lì. L'ospedale non sarà superiore al tempo previsto, che è stimato in 6 anni. Sulla domanda che io mi faccio. Si è già detto in un'altra conferenza, i bagni delle stanze di legge private potranno arrivare fino a questa parte e quindi lasciare i parenti. Quindi cioè, dicevamo, l'area di emergenza è collocata in questa parte dell'edificio, avrà un suo parcheggio destinato in questi volumi che hanno un affaccio est e ovest, quindi una periferia di minimi, e lo sviluppo della progettazione porterà appunto un'efficienza energetica, appunto la qualità del volume. Oggi si parla di una data importante, una data epocale. Perché usiamo il termine epocale? Perché la prima delibera CIPE risale al 1900. Vediamo la comunicità, rete territoriale approvata, una delle prime reti approvate a livello nazionale. Mi dice, mi vieni a parlare degli ospedali di zona disagiata che voi avete messo, perché vogliamo metterli anche noi. Questo è il modello che funziona. Questo è il modello per una regione come la nostra. Durante l'intervista il professor Romano ha detto che l'ha vista negoziare con Roma, con il governo, e portare a casa con determinazione l'obiettivo dei fondi per la copertura dell'ospedale regionale. Sì, grazie. Cosa aggiungere a questa giornata di festa, alle tante parole che sono state raccontate? Intanto la soddisfazione personale, davvero hanno troppo, quando diventano troppo vecchi per essere adeguati alle nuove esigenze, alle nuove tecnologie. Va bene una missione che mi è stata data, io mi sono assunto la responsabilità in tempo e modo, anche alla luce dei risultati, di raccontare qualche fase, perché poi auto risarcitori, figuriamoci se in Italia si può licenziare qualcuno senza dover risarcire anche quello che non ha perso. Però io mi sono assunto questa responsabilità e penso sulla sanità abruzzese, e quindi c'era troppa lentezza, indecisione, scrive al dipartimento, quello mi deve autorizzare, quello me lo deve dire, sopra mi devono apporsi sull'ospedale attuale per permettere di elevare la qualità delle cure, dell'assistenza e anche la dignità e il decoro con cui le persone vengono ricoverate, perché sapere e scoprire che questo ospedale non aveva nemmeno i bagni dentro le camere, dei vari comitati, tavoli ministeriali, interministeriali, Agenas, tutti hanno potuto quindi esaminare e verificare. Voglio ringraziare il sindaco perché mi offre anche l'occasione di presentare un buon esempio che dà ragione di una questione aperta in altri luoghi d'Abruzzo. Avezzano, l'amministrazione comunale di Avezzano, come anche la città di Vasto, che dal 99 ha trovato i terreni, poi li ha 10 anni dopo regalati all'ASL. L'amministrazione di Avezzano non ha aspettato che arrivasse. Possiamo partire, è perché c'è un'amministrazione comunale che ha collaborato, che ha fatto il suo, ce l'ha messa tutta, ha collaborato, e la collaborazione istituzionale io credo che sia un bene prezioso, non solo per Avezzano, per tutti, sempre, in ogni luogo, ed è quello che serve. E lo ringrazio anche delle parole, mi ha riconosciuto.